Il primo successo della stagione per la Jesina arriva all'ultimo respiro contro la Renato Curi. I Leoncelli passano su calcio di rigore al 92esimo. Andiamo subito all'ultimo episodio della giornata. Corre il pieno recupero, gara che non ha sbloccato lo 0-0. Sassaroli va in aria e va in contatto con Di Francia. Termina a terra il giovane Leoncello, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Berardi, mentre Di Francia va già ammonito, rimedia il secondo giallo e viene espulso. Il neo arrivato in casa Jesina calcia pericolosamente sul palo, ma poi la palla dentro. 1-0, i Leoncelli respirano. Al Carotti, giornata che si era aperta con un minuto di raccoglimento in memoria dello sportivo jesino e grande tifoso Leoncello Lido Carbini. In campo Bacci conferma il pacchetto arretrato e schiera in mediana Berardi e Marco Strappini. Nell'angolana a centro difesa c'è l'ex jesina Marotta. Vespa si piazza qualche metro più indietro della prima punta De Matteis. Il primo guizzo della gara arriva al decimo. Di Francia al limite dell'area abruzzese pasticcia. Rossi però è difettoso nel controllo e non riesce ad andare in porta. Al sedicesimo pericolosa la Jesina, calcio d'angolo, colpo di testa di Tombari sul primo palo, la sfera attraversa tutto lo specchio senza entrare, in seguito si accende una mischia ma l'angolana riesce a cavarsela. Gli ospiti si vedono per la prima volta poco dopo. Forlano calcia da fuori, palla che termina alta. Jesina di nuovo insidiosa al 22esimo, traversone di Rossini che per poco non sorprende Angelozzi fra i pali dell'angolana, sfera che termina sul fondo. Al 24esimo cartellino giallo per Marotta che atterra Pierandrei al limite dell'area abruzzese. Sulla punizione di Rossini Angelozzi riesce a deviare in bello stile. Dall'altra parte occasionissima per la Renato Curi al 29esimo. Pagliuca in area di rigore trova lo spunto giusto. Tavoni deve volare per rispondere alla tracciante del giocatore abruzzese. Rossi per la Jesina si fa apprezzare al 41esimo quando sulla tre quarti riesce ad andare via in mezzo a quattro uomini, pallone messo in area dove il tentativo di Rossini viene rimpallato. Al riposo è 0-0, nell'intervallo sul prato del Carotti sfilata dei piccoli del vivaio della Jesina. Si torna in campo, la Jesina protesta dopo 7 minuti del secondo tempo per il contatto in area di rigore fra Marotta e Rossi, ma si prosegue. Al 59esimo ancora per la Jesina, Rossi prova dal limite, pallone alto. La Renato Curi al 65esimo vede Vespa andare in serpentina al limite dell'area, conclusione rimpallata in corner. Al 76esimo punizione di Rossini dal lato corto dell'area, Angelozzi riesce ad anticipare coi pugni rossi. Seguono un paio di calci d'angolo, in seguito ad uno di questi viene strattonato in area abruzzese Tombari, ma l'arbitro lascia correre, giallo per proteste a Rossini. La gara si decide dunque all'ultimo momento sul contatto di Francia Sassaroli, forse il meno netto dei calci di rigore reclamati dai Leoncelli in giornata. Berardi fa respirare la Jesina con la conclusione giusta.